Ciao. Ciao. Siamo Barbara e Davide, futuri sposi con lo sponsor nella marca Trevigiana. Ci siamo conosciuti qua in Veneto. A Treviso, circa 10 anni fa. Io sono venuto qui per lavoro dalla Calabria. E io dalla Sicilia. Ora, dopo 6 anni di convivenza, abbiamo deciso di convolare a nozze. Ed essendo il matrimonio un'ardua impresa ed avendo pochi soldi, abbiamo deciso di iniziare questa iniziativa chiamata Sposi con lo Sponsor. Chiamiamola avventura. Ci siamo conosciuti nella maniera più classica che possa esistere, andando in giro per locali con amici. Vuoi non vuoi, ci si incontra, ci si vede, tra un saluto e un numero di telefono, e così è nata la nostra amicizia, che poi è sbocciato in amore. Com'è nata la nostra storia? Dopo 10 giorni che stavamo insieme, e i primi giorni sono quelli che uno non pensa a niente, pensa solo all'amore, ho deciso di andarla a prendere con la mia macchina. Non l'avessi mai fatto. Mi sono schiantato letteralmente contro un albero. Mi sono fatto male, molto male. Lei più male di me quando mi ha visto. Soprattutto per lo spavento che ho preso. Per fortuna è stata una brava infermiera e mi ha rimessa a posto. E per questo ho deciso di sposarla. Quando abbiamo finalmente deciso di sposarci, abbiamo iniziato, insomma, a guardarci in giro, tanto per capire appunto le spese che saremmo dovuti andare a affrontare. E da lì ci siamo resi conto che è un grande impegno. Così Davide, guardando un attimo in giro su internet, ha trovato questa splendida idea e ci siamo imbarcati in questa avventura. Ora, grazie a Facebook, il blog e la pubblicità che faremo sui giornali e sui web giornali, chiediamo a fornitori di servizi di matrimonio e anche a chi vuole sponsorizzarci un aiuto a far realizzare il nostro sogno. Quando volete informazioni su di noi, consultate il sito matrimoniodibarbaraedavide.blogspot.it, dove troverete tutti i nostri sponsor, tutti i nostri contatti e soprattutto un aggiornamento costante del nostro matrimonio, una specie di diario di bordo che abbiamo il piacere di condividere con voi. Non chiediamo il mondo, non chiediamo la luna, chiediamo solo un vostro aiuto. Grazie.